Amici, buona giornata, buon fine settimana, benvenuti a questo appuntamento di venerdì 8 settembre, puntata numero 72 dell'edicola della Trap. Dunque si conclude questa settimana, come sempre sabato e domenica non ci sarà il programma in diretta, ma comunque ci saranno comunque aggiornamenti sul canale YouTube con dei video. Per attualità, per segnalazioni, e quindi vi invito a continuare a seguirci mentre la diretta riprenderà come sempre lunedì alle 8:30. A questo proposito, poi lanceremo un piccolo sondaggio sull'orario, sull'opportunità della diretta attraverso gli amici, perché l'80-90% di chi segue l'edicola del Trap lo fa, direi, in maniera intelligente e avendo compreso lo spirito di questa iniziativa nelle varie ore della giornata con i video, con la trasmissione intera che si può vedere da qualunque parte del mondo e a qualunque orario. C'è un gruppo che segue anche in diretta e quindi vogliamo vedere di centrare, diciamo, l'orario più giusto per la diretta. Bene, e allora detto questo, oggi abbiamo una giornata intensa, vi dico rapidamente di cosa parleremo. Abbiamo la giornata mondiale dell'alfabetizzazione, abbiamo il ricordo di cosa fu l'8 settembre di esattamente 80 anni fa, 8 settembre del 1943. E che cosa comportò l'armistizio, diciamo così, fra virgolette, fu la resa e soprattutto i ricordi dei marchigiani che c'erano. Un po' difficile, complicato trovarli quelli che ricordano qualcosa 80 anni dopo, però sentirete, abbiamo delle testimonianze molto belle e molto interessanti. Ci collegheremo con Varagona, con il suo cammino di Santiago de Compostela. Abbiamo la presenza di Gigi Avanti e questa volta sarà una presenza particolarmente importante. Tante altre cose, le immagini delle vostre vacanze. Allora andiamo subito con il meteo per vedere che cosa ti riserva questo scampolo in coda d'estate. Vediamo. Bentrovati da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di venerdì, quando possiamo notare a livello europeo, a livello barico, due centri di bassa pressione, uno ad ovest, a largo del Portogallo, e l'altro invece intenso che ha arrecato un'alluvione su Bulgaria, parte di Turchia e Grecia, anche con morti dispersi. Un potente minimo di bassa pressione che ora inizierà a perdere vigore e si sposterà verso sud. Una zona di blocco cosiddetta ad omega, dove ritroviamo due centri depressionari ai lati e al centro l'anticiclone, anticiclone dell'Africa che sta interessando anche gran parte dell'Italia. Al centro-nord a temperature oltre la media stagionale. Venerdì comunque inizia a migliorare anche all'estremo sud, altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Andiamo quindi a vedere, ecco qui per tutti gli amanti dell'estate, nuovamente una giornata dai connotati estivi da mese di luglio, con massimi anche di 32 gradi sulle centrali tirreniche, la Sardegna, 30 gradi diffusi al nord, solo residua variabilità con gli ultimi piovaschi su Calabria e Sicilia centro-orientale. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. E passiamo subito alla rassegna stampa di oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera che apre questa mattina con super bonus effetto rincari. Un condominio costa il 17% in più rispetto a 2 anni fa. Un po' la legge della domanda e dell'offerta. Le ditte che fanno ristrutturazioni sono veramente tra ristrutturazioni, super bonus, terremoto, oberate di lavoro, quindi la forte richiesta porta all'aumento dei costi, ma altrettanto vero che c'è chi ci ha marciato e che qualche aumento veramente denuncia un po' di speculazione, quindi è un problema ulteriore rispetto ai problemi che ha portato il super bonus. E vediamo adesso varie altre notizie. Il femminicidio a Marsala, Marisa Leo lottava contro la violenza, l'ex l'ha uccisa a fucilate. Il tempo delle donne, il messaggio di Mattarella, la libertà mai contro gli altri, idea contro una concezione miserabile dei rapporti.
Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport che ci dice che Maignan e il Milan sono a un passo dal rinnovo. L'infortunio a Giroud in vista del derby preoccupa il Milan. Vediamo ancora, ovviamente c'è attenzione sul desordio domani della nazionale di Spalletti. E poi vediamo altre notizie, direi abbastanza, nessun grosso colpo da parte della Gazzetta. Corriere Adriatico. Andiamo, il titolo ancora riguarda la questione di Ancona, che è bellissima, secondo il campione del mondo, Tommaso Marini, e i giovani si commentano le sue affermazioni. Una città bellissima, dice lui, però va cambiata per essere più attraente per i giovani. Dunque, andiamo avanti. Ecco Civitanova che ringrazia Marini perché l'aveva indicato come nuova tappa del divertimento giovanile. Ancora Ancona, il caso della galleria, il colore azzurro della galleria, l'assessore spiega, diventerà l'opera di un grande writer e ci si divide sul colore scelto l'azzurro per questa galleria, azzurro mare. Andiamo avanti per le altre notizie. L'ANSA dedica spazio alla Bambitelli, come sapete, si celebrano gli anni del 1773, dalla morte di Vambitelli, sono 250 anni, e quindi è un momento probabilmente di riflessione sulle grandi opere di Vambitelli. E questo per quello che riguarda l'ANSA, vedete che affanno, hanno fatto i conti, 300.000 euro per i danni causati dal maltempo di maggio. Andiamo ad Ancona Today, quando il piatto diventa opera d'arte, le due chef vogliamo coinvolgere artisti del territorio, il progetto Food and Art di Angela Giordano e Gabriella D'Amico. Una operazione antidroga, la droga viaggiava dalla Spagna all'Italia, Corriere portava cocaina ed hashish in tutta la Riviera. E vediamo gli altri titoli di Ancona Today e chiudiamo questa rapida rassegna delle principali notizie di oggi. Successo per la nazionale cantante a Tolentino, hanno vinto 3-0 quelli della rappresentativa Cuori Sibillini che era guidata da Mister Castori, ma al di là del risultato che in questi casi conta poco, è importante invece il successo dell'iniziativa. Vi segnalo la grande festa per i 60 anni della FBT, una delle ditte più prestigiose, sapete, che è una delle ditte forse più richieste sotto marchigiana per quello che riguarda l'amplificazione e tutto quello che riguarda il suono e la musica. La serata è stata condotta da Neri Marco Re. Bene, possiamo tornare allora al nostro programma e andiamo con l'almanacco che ha la sua sigla. Eccoci all'almanacco, vale a dire tutto ciò che è accaduto l'8 settembre degli anni passati. Un terremoto nel 1694 in Irpinia e in Basilicata causa 6.000 vittime. Nel 1888 in Inghilterra si disputano le prime sei partite di calcio della Football League. Quindi il campionato di calcio, così come grosso modo lo conosciamo, nasce l'8 settembre del 1888 in Inghilterra. Nella Seconda Guerra Mondiale è l'8 settembre quando Frascati è colpita da un pesante bombardamento alleato che causa 500 morti fra i civili e 200 fra i militari tedeschi. E tra l'altro era proprio il giorno dell'annuncio dell'8 settembre e dell'armistizio che era stato firmato qualche giorno prima, ma ci arriviamo tra poco.
L'8 settembre del 1951 nasce la fondazione della Confederazione Mondiale di Fisioterapia. 11 organizzazioni provenienti da Australia, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Sudafrica, Svezia e Stati Uniti fondano questa associazione ed è per questo che oggi è anche la giornata mondiale della fisioterapia. Poi nel 1966, e questo è un appuntamento che gli appassionati conoscono, l'8 settembre va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek con il capitano Kirk e Spock, ovviamente. Nel 1974, invece, l'8 settembre, quando Renato Curcio e Alberto Franceschini vengono arrestati. Infine, l'8 settembre del 1985 è il giorno dell'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze, vicino a San Casciano in Val di Pesa, ai danni di due turisti francesi. E con questo abbiamo chiuso il nostro almanacco e quindi possiamo, prima di passare all'argomento clou della giornata, vi ho detto che oggi era la giornata mondiale della fisioterapia, ma soprattutto la giornata mondiale dell'alfabetizzazione. Ecco, a proposito di questo, io voglio ricordare quando la RAI era Cona Maestra e Governo quando il italiano, maestro Alberto riconosciuta la Manzi impossibilità sostanzialmente insegnava a di leggere e a continuare in scrivere, questa quando c'è la contraddittoria televisione senza era vittoria. buona, queste non erano le immagini, erano queste invece le immagini che volevo farvi vedere. Nessuno Ecco, sarà il costretto maestro comunque a Manzi tenersi che, all'impegno. come Il diritto di vedete, conoscere si l'unica cosa che esiste nella insegna vita a è leggere e a l'impossibilità. scrivere. Se io Erano fermo il momenti cervello importanti di di più per imparare a alfabetizzazione conoscere per tutta meglio il l'Italia. mondo, In quel momento, l'universo, quello pensate, che ci c'erano circonda. più del 40-40% di mancata alfabetizzazione e anche qualche problema per la gente che pure era alfabetizzata, però non aveva la pratica. E quindi, maestro Manzi, fu un momento fondamentale, importante per l'Italia del dopoguerra per imparare a leggere e a scrivere. Si ricorda del maestro Manzi quando poi insegnava a scuola e gli imposero i giudizi che scriveva con un timbro, fa quel che può e quel che non può non fa. Ecco qui ancora un ricordo doveroso del maestro Manzi. Allora adesso veniamo invece a quello che è l'argomento del giorno, e cioè quello che accadde l'8 settembre del 1943. Come sapete, l'Italia era in guerra, era caduto il fascismo da poco tempo. E allora vediamoci che cosa accadde. Governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Oggi è l'8 settembre, nella stessa data del 1943 entrava in vigore l'armistizio, uno dei fatti più critici della nostra storia del Novecento, destinato ad avere enormi conseguenze. In breve, prevedeva che l'Italia non fosse più in guerra con gli anglo-americani, ma rimaneva vago e impreciso su come le nostre truppe avrebbero dovuto comportarsi con i tedeschi, nostri alleati fino al giorno prima. Il 1943 vedeva un'Italia divisa in due, con il meridione già occupato dagli anglo-americani, Mussolini destituito dal Gran Consiglio del 25 luglio e Vittorio Emanuele incerto e preoccupato solo del destino della monarchia. Il problema dell'armistizio era che, pur andando nella direzione giusta, era stato gestito nel modo più sbagliato. L'annuncio aveva colto del tutto impreparate le forze armate italiane, specie quelle che si trovavano all'estero fianco a fianco con i tedeschi. Questa situazione ha provocato atti di eroismo, ma anche lo sbandamento di molte unità del nostro esercito.
Mentre tutto era affidato all'iniziativa personale, si stavano creando le basi per una vera e propria guerra civile che avvenne nell'Italia settentrionale dall'inverno del 43 fino al 25 aprile del 45, fine della guerra. Un anno e mezzo in cui la Repubblica Sociale di un Mussolini demotivato e preda dei nazisti governava con il terrore un'Italia tagliata a metà. La nascita dei partigiani, le rappresaglie, i bombardamenti, la paura del presente e l'incertezza del futuro, un anno e mezzo che ha creato le basi per odi profondi, con conseguenze che si sono trascinate fino ad oggi, per esempio gli anni di piombo, i fondatori delle Brigate Rosse, Curcio, Franceschini e Maracagol, ricevettero le loro prime armi dai vecchi partigiani, quello che si chiamava il filo rosso, fino alla profonda contrapposizione sociale che si è creata in Italia tra i comunisti e la destra, che non ha uguali in Europa. E non ultimo, questa nomea a volte ingiusta che l'Italia ha dovuto subire di paese voltagabbana, che si arrende e lo fa nel modo meno dignitoso. E poi questa umiliante posizione alla fine della guerra, di paese che non è tra i vincitori, ma forse neanche tra i vinti. Ricordiamo che per un anno e mezzo l'esercito co-belligerante italiano ha combattuto valorosamente contro i tedeschi a fianco degli anglo-americani. Tutto questo e molto altro è stata conseguenza dell'armistizio, un avvenimento storico molto italiano, forse troppo italiano, una cosa che gli inglesi, i francesi o gli americani non avrebbero mai fatto, o comunque non in quel modo. La cosa più triste è che dopo l'8 settembre il sentimento nazionale italiano, così come creato dal Risorgimento, è crollato e non è più risorto. Io però preferisco pensare agli eroi della divisione Acqui, a Cefalonia, al carabiniere Salvo d'Acquisto. E citando Pietro Calamandrei, penso che dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la nostra dignità, lì è nata la nostra Costituzione e su quella il nostro nuovo orgoglio nazionale. Ecco, una riflessione e un riassunto importante, ma quel giorno dell'8 settembre, chi ricorda qualche cosa? Indubbiamente sono passati 80 anni, il che significa che i sopravvissuti sono pochissimi oggi e quelli che ancora vivono e che c'erano, avevano all'epoca pochi anni per ricordare. Eppure noi abbiamo voluto approfondire qualche ricordo e qualcosa abbiamo trovato. Sentite questo servizio. Era un'Italia attonita e priva di punti di riferimento, con l'esercito che non sapeva che fare, le forze dell'ordine senza ordini, le certezze di 20 anni di cultura fascista improvvisamente crollate dietro a quel si salvi chi può che in sostanza avevano sentito la radio. Si viveva fra odi profondi e fratricidi, problemi razziali e politici, la rabbia cieca dei tedeschi che improvvisamente si trovavano a casa di avversari e non di alleati, i lutti di tante famiglie che sentivano ora il vuoto di perdite inutili, di tremendi sacrifici senza alcun motivo. Fu sbandamento totale. Quel giorno il 21enne papà di Susanna Bellucci era infermiere su una nave ospedale ancorata a Taranto. E già c'era un po' nell'aria questa idea, questa cosa dell'8 settembre, così. Quindi erano già un po', insomma, ne discutevano, ne parlavano, però poi quando alla fine è successo, loro, insomma, non ne potevano più di stare lì a fare quella guerra, erano, insomma, contrari, quindi sono andati via, sono scappati, diciamo, ecco, la maggior parte quasi. E poi, niente, poi lui logicamente per 15 giorni ha vagato cercando di ritornare a casa e nelle campagne, in giro così, cercando anche vestiti, come si dice, non, insomma, non la divisa, insomma, liberi e ha impiegato 15 giorni. Iniziò il dramma dei bombardamenti alleati a tappeto e l'obiettivo principale di tantissimi militari era dunque tornare a casa. Ma ad esempio a Fiume, dove stava per incombere l'incubo dell'esodo dei tanti italiani, la convivenza con i tedeschi divenne improvvisamente complicatissima, come racconta Marco Mastantuono, che all'epoca aveva 5 anni e tra i primi ricordi d'infanzia ha questo. E noi abitavamo pian terreno davanti a un grande giardino che ci stava sia i nostri padroni di casa che un'altra famiglia. La prima immagine che mi ricordo nitidamente è che c'era un ufficiale tedesco
quelli col monocolo, che aveva una pistola in mano e si è messa a sparare a un, come noi chiamiamo le pentigane, a un topo grosso. Gli ha sparato, poi tutto soddisfatto perché l'aveva colpito. Certo, la situazione era drammatica, ma non così per tutti. Ad esempio, Italia Medli, la nonnina marchigiana che a 90 anni ha festeggiato con un lancio con il paracadute e che aveva 10 anni quell'8 settembre, ricorda che per i ragazzini di allora la guerra era una cosa lontana. No, era distante, non ci riguardava. Eravamo in giro per i campi, dietro agli animali, insomma. Ho ricordi di sparatorie, di soldati che andavano e venivano, di tedeschi e poi gli alleati. E poi devo dire che, insomma, mi sono divertita. Eravamo un branco di ragazzini e quindi eravamo sempre fuori nei campi a giocare. E poi i ragazzini di 80 anni fa non erano svegli come quelli di oggi. Per il piccolo Marco a Fiume, invece, anche una notte da incubo, finita però in modo inaspettato. E mia madre che ha sentito dei gran botti all'ingresso, che era lontano da dove stavamo noi. È andata alla porta, è aperto e ha visto che un soldato tedesco col calcio del fucile stava cercando di sfondare la porta. E questo qui tutto arrabbiato diceva: perché non avete aperto? Allora mia madre gli ha fatto vedere che i nostri padroni di casa erano sordomuti e quindi non potevano sentire. Allora lui è entrato, li ha visti che stavano dormendo. Poi è venuta nella stanza nostra, che avevamo un minimo mini appartamento, e gli ha raccontato che mio padre, marinaio, era mo appena morto in guerra, su una nave silurata. E allora, piano piano, dopo, da belva che era, ha cominciato a tirar fuori la marmellata, la cioccolata, insomma, è entrato da leone e è uscito, insomma, da amico. Insomma, quell'8 settembre lo spartiacque tra un'Italia raccontata dalle bugie di un sistema e un'Italia vera con i tanti problemi, che reagì però a un destino segnato con la lotta partigiana e che ebbe anche una specie di svolta fortificante per una generazione che sarà ricordata forse come quella più longeva in assoluto e quella che rimise in piedi la nazione. E non solo in piedi, se ad esempio nonna Italia, paracadutista, a 90 anni ha ancora voglia di volare. Viene Achille che mi porterà con il suo deltaplano a motore a fare un giretto per le campagne marchigiane. Ecco, quindi ancora in alto, ancora in alto. Ancora in alto, e poi se riesco voglio andare anche con l'Aliante. La nonna Italia, un esempio e un significativo esempio di quella generazione, della tempra di quella generazione che rifondò una nazione completamente distrutta. E andiamo avanti, ci rilassiamo un attimo perché sapete che stiamo seguendo in questi giorni il cammino verso Santiago de Compostela dell'amico Vincenzo Varagona, che è anche presidente nazionale dell'Unione Stampa Cattolica Italiana. E allora vediamo a che punto siamo. Linea a Vincenzo Varagona. Caro Trap, dal diario del cammino, questa è la quinta tappa, è davvero la più dura perché sono 28 chilometri, di cui 10 in salita. Questa è la salita e questa è la discesa alle spalle. Però resta un'esperienza magnifica. È davvero un altro mondo perché c'è veramente un clima di rispetto, di attenzione verso l'altro, di lealtà, di reciprocità tra tutti i pellegrini, ma soprattutto tra la gente che li accoglie. E questo è il sentimento più bello che ci si può riportare a casa da questa esperienza. Linea allo studio.
Grazie a Vincenzo, dall'affaticato Vincenzo Varagona che abbiamo trovato su una erta salita. E allora adesso invece parliamo di altre salite, quelle che qualche volta ci offre la vita. Abbiamo registrato ieri sera un pensiero con il nostro Gigi Avanti, che come sapete collabora spesso con l'edicola del Trap. Io vi voglio far sentire questa intervista nel giorno, l'8 settembre, del ricordo della morte della giovanissima 41 anni figlia di Gigi Avanti, Chiara. Sentiamo perché alcune riflessioni credo che siano una lezione di vita importante. Un punto di riferimento dell'edicola del Trap in questi primi 3 mesi e passa di vita è stato Gigi Avanti, un teologo, un consulente familiare, personaggio straordinario in tutta Italia, amatissimo e ricercatissimo. Lo abbiamo in linea, in diretta, in questo venerdì 8 settembre, perché c'è un motivo particolare questa volta. Sono passati 6 anni dalla scomparsa di tua figlia, appena 41 anni, e con 5 figli che tu e tua moglie avete preso in carico e continuato a crescere, direi, nel modo migliore e più sentito. Ecco, Gigi, in questa forte, tremenda esperienza di vita, tu sei riuscito a trovare la strada per vivere con intensità e positività a questo momento, ma come è possibile? È possibile sempre, grazie alla fede. Mi viene in mente quello che chiedeva Chiara negli ultimi giorni, no? Dice, ma perché mi capita questo? E questa sua domanda mi ha fatto ricordare un aneddoto. Tu sai che nella cultura ebraica, Giancarlo, sono soliti a chi fa una domanda rispondere ponendo un'altra domanda. E c'è un aneddoto che racconta questo. Chiesero una volta a un ebreo, come mai voi siete soliti a chi vi pone una domanda rispondere ponendo un'altra domanda? E l'ebreo, rispose, e perché no? Ecco, allora, in questo senso, dico, è la fede che, ci sta aiutando in questo dolore che continua, no? E, qualora dovessi chiedere a Dio, quello che Chiara chiedeva a me, no? Ma perché mi sta succedendo questo? E immagino di domandare a Dio perché mi è capitato questo, perché ci capita questo? E la risposta probabilmente potrebbe essere e perché no? Certo, e questa profonda riflessione, Gigi, mi riporta anche a quel libro che Chiara ha scritto e che, se non vado errato, è stato pubblicato poco dopo la sua scomparsa, vero? Sì, è pubblicato anche prima. Uno era un romanzo, no? L'anima del grande fiume. E l'altro, precedente, aveva per titolo Papà, mamma, come fanno a sedersi le lumache? Che è una raccolta di riflessioni così, insieme alla sua amica Valeria. E questa, lo dico forse per la prima volta, è una domanda, una delle tante domande che mi poneva lei quando di notte. Di giorno chiamava sempre mamma, mamma, di notte papà, corri. Io correvo e mi sentivo proporre queste domande, no? Papà, come fanno a sedersi le lumache? Io naturalmente rispondevo, non lo so, e lei si addormentava, perché se mi fossi messo a fare il Piero Angela per dare spiegazioni, probabilmente non si addormentava più, no? Senti Gigi, allora io nel ricordare la figura di Chiara vorrei concludere questa chiacchierata, questo ricordo personale intenso, ma credo condiviso da tantissimi, con una tua riflessione che mi hai mandato sul bene e il male. E io credo che tutte le tue parole danno questa forza incredibile di credere davvero che il bene vinca. D'accordo. È un piccolo brano di nostra figlia Chiara che ha aperto serenamente gli occhi al cielo nel 2017, lasciando
nel dolore i suoi cinque figli e tanti che le volevano bene. Scriveva così a 13 anni. Tanto si sa, nella lotta tra il bene e il male vince sempre il bene. Io mi schiero dalla parte del bene, ma non combatto con le armi, bensì con l'astuzia delle parole. Non faccio come nei cartoni animati dove il bene combattendo contro il male uccide e distrugge anche lui, e si chiama bene soltanto perché vi fanno parte i protagonisti della storia, che devono salvare il mondo ad ogni costo e devono essere a tutti i costi bravi. No, no, io non faccio così. A me basta fargli un sorriso al male e si scioglie perché non sopporta la felicità. Quindi per vincere la battaglia contro il male basterebbe organizzare una festa piena di canti e di balli e piena di bambini e il male, soltanto a vederla, cadrebbe a terra vinto. Avanti il suo commosso, commovente ricordo della figlia Chiara e la testimonianza di una fede che va oltre la vita. Ebbene, adesso facciamo un attimo di pausa, di riflessioni, perché parliamo di vacanze, le immagini delle vostre vacanze, puntuale, il reportage di Diego Franzoni che sta quasi per concludere la sua vacanza in Corsica, ma non ci dimentica. E allora vediamo dove è andato. Buongiorno agli amici dell'edicola del Trap. Siamo a Centoli, quasi alla punta nord di Capo Corso. Tra poco raggiungeremo Bargaggio. Anche questo è un bellissimo porto, un piccolo porto e molto caratteristico. Approfitto per dare alcune indicazioni però su chi viene o chi vuole venire in Corsica con una o due ruote. Intanto qua sono obbligatori i guanti omologati e anche occorre portarsi dietro un giacchettino catarifrangente, oltre chiaramente a tutto quello che poi è obbligatorio in Italia. È necessario anche avere un etilometro, ma su questo sono di manica larga. Altra cosa che vorrei precisare è che all'interno della Corsica si sente il nazionalismo corso e spesso lungo le strade ci sono scritte che inneggiano a Ivan Colonna, un signore che è stato rappresentante del nazionalismo corso e che è stato arrestato nel 2003 per l'omicidio del prefetto di Ajaccio e poi nel 2022 è stato ucciso in galera da un suo, da un altro che stava con lui in carcere. E però spesso si trovano queste scritte che inneggiano a lui come un mito, un riferimento qua per la forza. Altro consiglio: quando si va al ristorante è meglio non prendere la bottiglia d'acqua minerale se si vogliono risparmiare 5 euro, meglio la brocca con l'acqua. Detto questo, diciamo, apprezzate e ammirate la bellezza del luogo, che è la cosa più importante. Un carissimo saluto agli amici dell'edicola del Trap, da Diego e da Paolo. Continua il reportage dalla Corsica di Diego Franzoni, non Franzoni, come usciva dalla grafica per un errore di battitura. Siamo quasi in conclusione. Prima di concludere, però, riprende oggi la spiegazione in 2 minuti al massimo del Vangelo di domenica e quindi ci invia questa. Oggi abbiamo parlato di Santiago de Compostela e qui siamo invece a Medjugorje, momento veramente di viaggi religiosi. Don Giancarlo ci spiega in 2 minuti il Vangelo di domenica prossima. Buongiorno a tutti. Il Vangelo di domenica ci parla della pace da raggiungere a tutti i costi. Mi trovo a Medjugorje, la terra della regina della pace, il posto migliore per parlare di pace. Non solo pace del cuore, ma anche pace fra tutte le nazioni nel mondo intero. E Gesù nella sua
parola ci dice che prima, se qualcuno rompe l'amicizia con noi, nel privato di cercare di ricomporre. Se non si riesce da soli, allora ricorrere all'aiuto di amici, di qualcuno che possa fare l'approfondimento. Se non basta questo, ricorrere alla comunità addirittura. L'importante è fare il possibile per ristabilire l'armonia, l'accordo e la pace. Ma questo vale anche nel mondo intero. Papa Francesco si sta prodigando per ricreare un clima di pace dopo quella frattura enorme che è la guerra di questo momento. È arrivato fino in Mongolia e sta mandando il cardinale Zuppi in varie parti del mondo perché le parti ricomincino il dialogo fra loro per costruire un mondo nuovo e più giusto. Ma anche nelle nostre famiglie ci occorre qualcuno che faccia superare fraintendimenti, polemiche, incomprensioni e riannodi i vincoli di pace, così sui posti di lavoro e così anche nelle comunità cristiane. Occasioni di fraintendimento ci possono essere, ma poi tutto va superato. Del resto anche il valore della preghiera vale più quella comunitaria che quella singola. Gesù dice: quando due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Grazie, buona giornata a tutti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Amici, siamo in conclusione. Prima di concludere, vorrei darvi appuntamento ad una puntata davvero speciale di lunedì. Ecco, lunedì è l'11 settembre, ognuno di noi ricorda dov'era l'11 settembre del 2001 e ne parleremo con tre personaggi che in quell'epoca avevano con diverse funzioni e diverse sensibilità vissuto con intensità quel momento. Parliamo dell'ex corrispondente Rai da New York, Antonio Di Bella, che sarà ospite dell'Edicola del Trap, del paroliere e del poeta Giulio Mogol, sempre ospite dell'Edicola del Trap, e ospite sarà anche l'allora presidente della regione Marche, Vito D'Ambrosia. Puntata da non perdere, quella di lunedì. Dunque, ci vediamo sicuramente lunedì alle 8:30. Ciao, buona giornata.